potente, appara ragazzi, qua ho Max e oggi mi gado, oggi sono da solo e sono qui a presentare questo mio nuovo video. Che ragazzi è un nuovo video, spero che sia un nuovo video stratosferico. Perché innanzitutto questo qua è il video di ringraziamento, o meglio video speciale per i 30.000 iscritti. Perché bene sì ragazzi, non so in quanti di voi, o meglio in quanti abbiano visto, ma su YouTube ho raggiunto la fantastica cifra di 32.000 iscritti. E ragazzi, a me questa cosa non sembra una cosa, cioè è un qualcosa di impossibile, è veramente un sogno. Quindi in poche parole io sto vivendo un sogno. E come ho deciso, o meglio che video ho deciso di farvi per coronare questo sogno, per coronare questo traguardo? Ragazzi, ho deciso di fare la rivincita, o meglio abbiamo deciso io e Gabbo di fare la rivincita. Infatti oggi sono qui a presentarvi il wager match di Messi Team of the Year. Perché voi state vedendo Ronaldo e non Messi? Perché lui utilizzerà Messi, quindi visto dalla mia parte è un Messi Team of the Year wager match, invece visto dalla sua parte è un Cristiano Ronaldo Team of the Year wager match. Quindi ragazzi, è una cosa stratattica. E successivamente ho deciso di fare una cosa, ho deciso di sfruttare questo video, di utilizzare questo video come mio primo episodio di questa nuova serie. Innanzitutto sarà il primo episodio, se a voi piacerà, quindi molto importante sarà il vostro feedback. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa serie. Questa serie ragazzi non l'ho ancora denominata, diciamo, io pensavo di chiamarla Axel vs Food. Quindi voi fatemi sapere se questo nome vi piace. Però adesso ve la introduco un attimo, così che poi sarete in grado di consigliare un nome ancora più tattico magari. Allora ragazzi, questa è quella particolare serie. No ragazzi, bisogna prima dire le origini di questa serie. Ragazzi, io appunto, come credo voi ben sappiate, seguo alcuni youtuber italiani. Dread è uno di questi in particolare. Cosa ha fatto Dread un anno fa? Ha iniziato, un annetto e mezzo, adesso non mi ricordo, però ha iniziato una serie nella quale, su Call of Duty, nella quale lui ogni volta che moriva doveva mangiare un qualcosa che i suoi iscritti gli suggerivano. Un qualcosa veramente di poco tattico, di disgustoso se possiamo dire così. E poi ragazzi, casualità vuole che mesi fa, si parla di mesi, io vidi nel canale che seguo inglese di FIFA, Roto Show, come sapete io sono un suo grande fan, sono un suo fan accanito, che lui aveva ideato quella serie nella quale ogni gol subito doveva mangiare qualcosa. Quindi era una sorta di sfida di Dread portata su FIFA. E io ho detto, eh no, questa serie ci deve essere per forza sul mio canale, dobbiamo farla. Poi la faccio anche perché secondo me è una serie che diverte, credo e spero possa divertire voi, ma che potrebbe divertire anche me alla grande. Beh, divertire in un certo senso, però appunto così. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Oggi che cosa vi porterò, o meglio che cosa mi avete consigliato? Innanzitutto io ho fatto una domanda sulla pagina Facebook. C'è stata gente ragazzi magicissima che mi ha scritto: Axel, ma perché ti fai del male per noi? Come anche altre persone che mi volevano addirittura morto, mi volevano far bere l'aceto ragazzi. E io ho scelto però il commento più votato. Il commento più votato era di Riccardo Pasquale, se non sbaglio. E cosa diceva questo commento? Diceva che io ogni gol subito dovevo mangiarmi tonno, Nutella e pepe. Rosita, guarda cosa dobbiamo fare. E scappa. Gli fa schifo addirittura lei. Sarà che è sotto pellicola da un bel po', ma c'è una puzza. C'è una puzza, ora non so se riuscirò a mettere questo telefono qua. Porca vacca, si è distrutto lo schermo. Così e non mi cadere. E andiamo a mettere la Nutella. No, il pepe no. Cioè, il pepe ragazzi, ce ne devo mettere poco, non posso mettere tanto. Se no vomito alla prima occasione. No! Beh, che schifo. Come avete visto all'inizio del video, io ho preparato tonno, Nutella e pepe. Tonno, Nutella e pepe si trovano in questo piattino qua. Ora sto aspettando solo che inizi, che appunto Gabbo arrivi, quindi vi ho tenuto un po' tanto, mi scuso per questi 4 minuti di introduzione, però appunto vi volevo ringraziare e poi parlare di questa serie. Fatemi sapere se la serie vi piace e quindi detto questo ci si sente tra pochissimo. Voilà! Eccoci tornati ragazzi. Comunque mi sono scordato di dirvi una cosa che è forse la più importante. Infatti, quando è che mangerò questa delizia, ovvero tonno, Nutella e pepe? Ogni volta che subirò un gol. Quindi speriamo in una partita veramente bruttissima. E quindi tonno, cipolla e pepe, poi Nutella in caso in cui Gabbo ci faccia più di 6 gol. Stessa cosa per il pepe. E qua abbiamo l'elemento che forse ci salverà la vita. Infatti avremo un catino dove potremo vomitare allegramente. Se appunto, o meglio in caso di nausea veramente potente. E poi ragazzi, io non userò Cristiano Ronaldo in questa squadra perché voglio usare
la squadra che ho appunto fatto nel mio squad builder di un paio di giorni fa. Mi sono trovato bene, ho chiesto al magico Gabbo se appunto gli andava bene questo cambiamento, a lui andava benissimo, quindi possiamo partire e andiamolo ad invitare. Ragazzi, non mi sembra vero, dopo 40 minuti riusciamo a fare la partita, quindi mi sembra una magicata. Comunque ragazzi, non mi sono scordato di dirvi un'altra cosa. Vi ricordo di passare da FIFA con Stealth se siete interessati a comprare i crediti di FIFA. E appunto volevo anche ringraziare l'admin, anche se so che non starà capendo niente, perché appunto è inglese, però lo volevo ringraziare perché appunto è lui che mi ha dato l'occasione, o meglio ci ha dato l'occasione di scontrarci con questi due giocatori ottimermi, direi. Comunque questa qua è la sua squadra. Porca vacca, 4-1-2-1-2, 4 Team of the Year, 3 in forma, madonna, madonna, quanto tonno mangerò. Poi ragazzi dovete sapere che è qua da 2 orette, quindi si è fermentato, Rosita, quindi, madonna, se sono teso. Allora, siamo partiti, devo chiudere il Kinect, adesso Gabbo lo chiudo, non so neanche se mi sta sentendo. Calcio d'angolo, ragazzi mi sono fatto uno schema, madonna, e lo uso, certo che lo uso. No, non è uscito. No, madonna, non è uscito. Madonna, che fail. Il Barbo non molla. Barcolla, ma non molla, Ramos. Ma che cos'è? Che cos'è? Blazikowski. Aubameyang. Aubameyang. Arbitro. Non ci credo. Ma stiamo scherziamo. Oddio. Era fallissimo. No, no, dai. No, ma che cos'era? Ma era illegale. Era illegale quel fallo. Madonna, che intervento del Jaguaro! Madonna! Madonna, madonna, madonna! I Barbo! I Barbo! Non lo vede bene! Sì! Ma porca vacca! No, 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 no! È lì JJ! Porca miseria, JJ che la stava passando e l'ha passato un altro! No! Non voglio mangiare il tonno! Sì! Madonna! L'ha visto! Madonna! Porco Giuda, sei gol! Sì, 1-0, non so chi abbia segnato, Pierre Maldonier, Aubameyang, fino al 34esimo, 1-0, grandissimo assist, non so chi, mamma mia, esemplare, Ramos, colpo di sinistro, palo gol, 1-0, fortunatamente non devo ancora pensare nulla. Sì, no, 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 oddio, no, no, non voglio mangiare il tonno. Sì, sì, niente tonno, niente tonno. Madonna, Jaguaro, Iguaro, vede, Aubameyang, Pierre non firma l'1-0. Mamma mia, calcio d'angolo, e ora glielo devo usare lo schema, non posso, non può non uscirmi ancora. Arbitro, dia mano al fischietto, non ora, non ora, non ora, non ora, sì, sì. Via. Sì, finito primo tempo, 1-0, oh mio Dio ragazzi, ho una paura tremenda di assaggiare anche solo quella cosa, mamma mia, 1-0, finito primo tempo, 2 tiri lui, 0 in porta lui, 4 tiri io, 3 in porta io, e partiamo col secondo, grande, ehi, arbitro, minchie, giro palla, vai, vai. Ma che, perché ste cacate? Grandissima azione! Mamma mia! No! 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 Ce la fai! Ce la, porca vacca! Non devo. No, no, devo mangiare! No! Porca miseria! Aspettate, aspettate un attimo. Beh! Beh, beh, oddio che schifo. Beh, beh, ah, che schifo. Mamma mia. No, e basta gol. E ormai lui è casato. Madonna santa, Gesù santissimo. Beh, ci ha graziato. Oh, peace mode, mi ha fatto il mal di testa. Ramos non molla. Colpo di minchia. Grande.
Mamma mia che azione! Calimero! Calimero almeno! Calimero almeno! Giusto! No, non sono più se non voglio! Mi hai sentito qua il sogno! Ah! Calimero almeno! Vai! Ramos! Madonna salsiccia! Dai! Dai, Guarin! Guarin! La mette in mezzo! Non ci arriva nessuno! Sì! Grazie! Non sfrutta! Sfrutta! Non la sfrutta! Sfrutta la tu! Non la sfrutta neanche lui! Oddio! Armero! Armero! Madonna! 90esimo, 2 minuti di recupero! Che questa sia l'ultima azione! Dai! Vai! I Balbo! Oddio! Segna! Segna! Palo, porca vacca! Oddio, cosa ha sbagliato! Oddio, cosa ha sbagliato Wendy! Si regala, non si regala! Non si regala! Sì! È finita! È finita! E vinciamo 2-1! E vinciamo 2-1! Sì! Easy Mode è andata sull'1-1! E abbiamo vinto, ragazzi! Mamma mia! Oh mio Dio! L'abbiamo fatta! Ragazzi, questa è una bevanda speciale che aiuta a recuperare l'avversario. Guardate un po' com'è diventata. Sì, mescoliamo bene, dai! Non ci credo! Ce l'abbiamo fatta! La mia... la nostra squadra buggata! Che è l'ultimo squad builder! Mamma mia, guardiamo le statistiche! 11 tiri io, 7 in porta io, 4 tiri lui, 1 in porta lui, 42 e 58 di possesso... Vabbè, comunque, Gabbo, se non lo conoscete, è uno youtuber che fa video di FIFA e non solo, troverete il link del suo canale in descrizione, ovviamente, andatevi ad iscrivervi, anche se non... Credo che non sia possibile che voi non conosciate, appunto, Gabbo, il Gabbo di Square. E ragazzi, abbiamo vinto, ma che magicata è? Cioè, io non lo so. E ragazzi, abbiamo messo all'asta Isco e ci sta per arrivare la sua offerta. Voi non avete idea di quanto io sia gasato e lo sono così tanto che ho deciso di farvi un regalo che so che a voi farà piacere. Ragazzi, non lo finisco perché vomiterei alla grande. Comunque, guardate un attimo, adesso non so se si sta vedendo, ma io mangerò un altro pezzo di questa pasta al tonno, Nutella e pepe. Beh, oddio, che schifo. Beh, non dovevo farlo. Mamma mia. Beh, beh, evidentemente quello di prima lo sentivo meno. Io sto piangendo, ragazzi. Comunque, dopo avervi fatto questo regalo, non alzo la voce perché sennò vomito veramente. Spero che il video vi sia piaciuto. Innanzitutto vi ricordo di passare al canale di Gabbo, il link lo troverete in descrizione. Comunque il suo canale si chiama Gabbo di Squared. Poi spero che questa serie vi sia piaciuta. Ragazzi, scrivetemi se vi è piaciuta, anche solo mettendo, o meglio, potete mettere sia un bel like, ma che anche un bel commento. Io li guardo sempre, sono veramente felice per alcuni commenti che ricevo. Quindi fatemi sapere se questa serie vi è piaciuta, fatemi sapere che cosa mangiare, appunto, se vi è piaciuta nel secondo episodio, e fatemi sapere anche il nome da dare a questa serie. Io pensavo ad Axel vs Food, comunque non lo so, voi fatemelo sapere. E quindi ragazzi, aspettiamo l'offerta. Oddio, oh mio Dio, premiamo Y, eccolo qua, Messi Team of the Year. Madonna, io l'accetterei stravolentieri. E poi, no, aspettate, accettiamola. E abbiamo accettato l'offerta, andiamo a vedere, dov'è, ma ditemelo voi. Quindi ragazzi, oh mio Dio, eccolo lì. Mi state sostenendo, soprattutto in questo ultimo periodo, sto crescendo alla grande, quindi vi ringrazio. E ragazzi, vi ricordo tutto, scrivetemi se la serie vi piace, scrivetemi cosa vorreste che io beva o mangia, mangiasi, quello che vorreste che io beva o mangi nel prossimo episodio, se appunto vi è piaciuto questo video. E se andate a iscrivervi al canale di Gabbo se non l'avete ancora fatto. E detto questo, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, e vi dico potente a palla, ci sentiamo al prossimo video, buon lavoro.